Allora andiamo subito in diretta dove c'è l'agente di L'Orientè, Roberto Meloni. Grazie Roberto per essere oggi qui con noi. Grazie a voi e buona giornata. Roberto, allora ci siamo sentiti quest'estate, le cose erano completamente diverse, L'Orientè era pronto ad arrivare in Serie A, pensavamo Torino e poi è stato invece il Sassuolo il più bravo, il più rapido ad aggiudicarsi quello che è uno dei profili più interessanti di questo inizio di stagione e non lo dico solo io e non lo dico chiaramente per piaggeria. Ci racconti tu che chiaramente sei della SRM, la società che gestisce il calciatore, questi primi mesi in Italia? Di Armand. Ma ha fatto un riassunto molto rapido e corretto, no? Il percorso è stato rapido e conciso nel ragazzo e in questi mesi, che dire, si sta ambientando, si sta trovando bene, sta facendo un buon campionato, anche se, come dico sempre, per noi può fare ancora di più, molto molto di più. Si sta trovando bene il calcio italiano, gli piace, quindi per il momento siamo molto felici di tutto ciò. Credo che tu, da grande conoscitore del calcio, abbia avuto anche modo di guardare il Napoli. Qui siamo a Calcio Napoli 24 TV, immaginerai siamo particolarmente fieri del cammino della squadra quest'anno. C'è qualche calciatore in squadra, magari ecco un esterno offensivo al quale potresti dire: guarda, Arman, puoi ispirarti a questo o quel calciatore? Diciamo che ogni calciatore Ah, ha sì. una sua storia, ha una sua, diciamo, carriera da farsi. Penso che Armò non abbia nulla da invidiare a nessuno, abbia veramente un potenziale importante da poter ambire a dei palcoscenici importanti come possono essere quelli di Napoli, ovviamente. Roberto, ti aspetti una permanenza a lungo termine del ragazzo a Sassuolo? Perché sinceramente, anche fantacalcisticamente parlando, ha fatto le mie fortune sto ragazzo, quindi e sto notando veramente che ha avuto un impatto che difficilmente si riesce ad avere in Serie A. Ha dei fondamentali importanti, ha veramente tutto. Io mi aspetto che possa arrivare veramente l'interessamento di un grande club a breve, mentre generalmente il Sassuolo ci ha fatto vedere che tende a trattenere un po' i suoi gioielli per qualche anno, per poi rivenderli, insomma, a prezzi molto alti. Insomma, che ragionamento state facendo? Se già vi siete seduti anche col Sassuolo per fare qualche ragionamento per il No, futuro? no, no, in questo momento penso che sia troppo presto per parlare, diciamo, di un futuro lontano da Sassuolo, oppure, sai, il mercato è molto, molto strano, a volte Sì. si fanno dei piani che poi alla fine Saltano. vengono completamente cambiati, quindi in questo momento no, siamo concentrati sulla stagione, va bene col Sassuolo e poi si vedrà, ci sarà tempo e modo per poter discutere di tutto questo, ecco. Sicuramente l'interesse dei grandi club c'è già perché si fa sentire. Poi, ripeto, il mercato è ancora lungo e può succedere di tutto, ecco. Com'è lavorare con uno degli allenatori più giochisti? È stato definito, se non sbaglio, mi rifaccio alle parole, dello stesso. C'era un calciatore della Juventus che ha parlato degli allenatori italiani e ha detto che Spalletti, Dionisi, Italiano Sono giochisti sono gli italiani, quindi. unici. Sono gli unici che hanno, diciamo, un'impronta diversa, sono gli unici che provano a Un po' più fare europea. un tipo di calcio un po' più europeo. Ci racconti anche in base alle parole di L'Orientè, Roberto, com'è lavorare con uno di questi allenatori? Ah, Luis Alberto. Sicuramente lavorare con un allenatore del genere è molto stimolante per il ragazzo, perché comunque piace giocare a calcio e avere un gioco molto offensivo. Quindi sicuramente per il ragazzo è molto stimolante. Per me, almeno dal riscontro che ci dà il ragazzo, è felicissimo di tutto questo e quindi non posso che essere soddisfatto e contento per lui, ecco. Puoi ripetere per favore, Roberto? Ho perso gli ultimi 10 secondi. Senti, ho detto che il ragazzo, da quello che giustamente ci trasmette quando sta a casa e quando parla con noi, è molto, molto contento e soddisfatto di poter allenarsi con un allenatore da queste caratteristiche qua.
Stavamo parlando poc'anzi e giustamente Alessandro mi diceva: guarda, Vincenzo, questo Laurente è forte forte al Napoli, ci starebbe benissimo. Sei dello stesso avviso? Aperto, sentite? Prego, prego, Roberto, dici. No, Aperto la domanda, scusatemi, ho dicevo, aperto la domanda. parlavamo del possibile, insomma, futuro di Armand. Diceva Alessandro, un calciatore come Armand in una big di Serie A, magari proprio il Napoli, ci starebbe benissimo. È possibile, insomma, sei d'accordo? Ripeto, come ho sempre detto, a noi fa piacere dell'interessamento delle big, e poi che sia Napoli o qualcun altro, è sempre un piacere ricevere un interesse del genere. Ovviamente oggi Napoli è sugli occhi di tutti per il percorso che sta facendo, sicuramente anche io me lo auguro che quest'anno sia la volta buona per vincere il campionato e Grande, quindi sì, mi grande fa Roberto, ti piacere. sei accattivato appena, appena, appena 1 milione di tifosi napoletani in 3 parole. No, no, dai, diciamo che sarei felice anche per una piazza come Napoli che arrivasse lo scudetto. Poi, ripeto, per noi e per il ragazzo c'è tempo, ripeto, non abbiamo fretta, ripeto. Ovviamente il fattore anagrafico è dalla sua. Salutiamoci proprio con una notizia, svelacelo. Venerdì sera gioca oppure no? Sì, dai. Ah, come fa a non giocare? Dai, però se lo dice lui è meglio. Dai, vabbè. Allora, non voglio portare giustamente cattive risposte, però ripeto, sì, dovrebbe giocare, mettiamola così, quindi Mettiamola così, mi dai. dispiace per i tifosi napoletani, ma Non gioca. dovreste No, avere un ago nel pagliaio, ecco. no, ci sta, perché anzi, ti dirò, i tifosi napoletani hanno già imparato a conoscerlo. Sarà proprio per questi rumor di mercato, ma c'è grande attenzione qui a Napoli, proprio da tutta la piazza, nei confronti di Armand. A questo punto, Roberto, chiaramente ti ringraziamo enormemente per essere stato oggi qui con noi. Ti auguriamo buon lavoro, complimenti per il lavoro di Roya Sport Management e a presto risentirci. Grazie Roberto. Ok, grazie a voi, buona giornata. Grazie a Roberto Meloni, agente di Armand Laurentè.